Oddio! Ci sono collegati due cloud. Cioè, ha visto palesemente la Iris dove c'era Zack con Marlene. Quindi ora siamo con Zack? Sì. Anche perché ricordatevi che Biggs lo conosce Cloud. Quindi come fa a conoscere? Ecco Marlene. È quello che gli ha detto nel remake, secondo me. Quello che gli ha fatto vedere nel remake. Porca troia, il finale. でも死んじゃうの。だから早くクラウドの病気を治して、お姉ちゃんを守ってもらわなくちゃ。マリー、その話は夢? Lo sapevo. Io lo so, io l'ho detta sta cosa. L'ho detta sta cosa nel remake. Porca troia. Lo sapevo. Vedete? Eris nel remake a Marlene ha fatto vedere il futuro. Io l'avevo detta sta cosa. Madonna, ma quanto è bello. Io sta cosa l'avevo detta nel remake. Ho detto Marlene ha fatto una reazione strana quando ha toccato Eris. E lei, che era onnisciente, le ha fatto vedere il futuro. O comunque le ha fatto vedere ciò che sapeva lei. Quindi allora è molto probabile che muoia Eris, quella che stiamo usando adesso. Perché nel momento in cui morirà lei, si sveglierà questa Eris ed è come. Vedi, è come ho detto io, mi sa. Quella Eris muore e questa si sveglia. La Eris di Zack si sveglia e la Eris insieme a Cloud muore.
La domanda è: i due Cloud? いないと不安になる。分かったよ。バイクで行くからすぐだ。じゃあ、エアリスとクラウドをよろしく。もし目が覚めても、どこへも行かせないで。どうだろうね。あの子を家に閉じ込めておくのは難しいよ。 Con Zack noi non abbiamo vita, ok. Quindi diciamo che la storia di Zack è come se fosse una sorta di cosa a parte, letteralmente. Con la moto. Questa è la moto dei soldier. Oddio, posso guidare la moto? Cos'è un bigliettino? Antani ivareta koto o kangaeta. Are kara zutto kangaeteita. Ah, Biggs. Ore ga ikinobita imi. Soshite wakatta. Yappari ore wa avalanche da. もう残り時間は少ない。今日の夕方結構。6番マコロからできるだけ離れてくれ。会えてよかった。リックス。Sarà stasera. Guarda, fanno esplodere il reattore. Elmina, taienda. No, secondo me è qualcosa di ancora più complesso. La timeline qui è unica, perché Marlene è la stessa Marlene che abbiamo incontrato nel remake. Biggs è lo stesso Biggs che abbiamo incontrato nel remake. Il fatto che però Tifa, Barrett e tutti quanti gli altri siano morti è particolare come scelta. Perché loro sono morti. Però noi qui, per esempio, ora rincontreremo Jesse. Perché Jesse, nello spettacolo dove Eris canta, è una delle ballerine. Quindi è come se praticamente fossero effettivamente due timeline. Che però, cioè, è come se fossero due timeline che stanno combattendo. E non si sa quale delle due possa vincere. E questo in realtà può essere rappresentato anche dal fatto che ci sono i Numen bianchi e i Numen neri. Perché i Numen proteggono praticamente il destino, cioè proteggono praticamente lo scorrere degli eventi. E i Numen bianchi, come sicuramente avrò azzeccato anche sta cosa, i Numen bianchi sono quelli che praticamente ha generato Eris nel remake quando ha creato quel portale bianco nel capitolo finale. Perché lei ha detto appunto che oltre questo confine, non si sa più che cosa succederà. Infatti tutta la storia si stava svolgendo come nell'originale, però nel momento in cui Eris ha utilizzato la sua materia, perché Eris in quel momento ha utilizzato la sua materia sancta fondamentalmente, infatti la Eris che noi abbiamo qui in Rebirth ha praticamente la materia vuota, come abbiamo visto in Costa del Sol, che gli ha detto a Red: tu come la vedi questa materia? E Red gli ha detto: dice, io la vedo trasparente. Perché? Perché lei già l'ha utilizzata nel remake, mentre invece la Eris che si trova insieme a Zack ha ancora la materia in integra. Quindi non l'ha ancora utilizzata. E secondo me, appunto, Marlene ha detto questa cosa a Zack semplicemente perché, non avendo utilizzato
Sancta, quindi non avendo creato i Numen bianchi, Eris è condannata a morire. Cioè, quella Eris è condannata a morire se si sveglia. Mentre invece, fin quando dorme e permette alla Eris qui di Rebirth di, diciamo, tra virgolette, restare in vita, può lottare per sopravvivere. Ma secondo me, invece, non succede sta cosa. Secondo me, Eris muore, questa che abbiamo insieme a Cloud, e fa svegliare la Eris praticamente di Zack. Perché sono collegate, hanno le coscienze collegate. Anche Cloud ha la coscienza collegata. Infatti Cloud, tecnicamente, fin quando resta sveglio qui, il Cloud che abbiamo da Zack dorme. E rimane praticamente che dorme. Quindi o muoiono Eris e Cloud entrambi e si risvegliano entrambi insieme a Zack, e quindi abbiamo praticamente Zack, Cloud ed Eris che praticamente devono reincontrarsi con gli altri e quindi cambiare nuovamente il destino, oppure devono lottare in un modo o nell'altro per far prevaricare la loro, per far prevaricare il loro, diciamo, il loro destino. Qui è ancora qualcosa che fa spaventare, vero? Sì, ok, ci ho voluto provare. E io l'avevo detto, ragazzi, nel remake, se vi andate a vedere la mia blind nel remake, io quando Marlene ha incontrato Eris, a parte il fatto che ho detto da subito che la Eris del remake era onnisciente, che sapeva tutto. E questa già era una cosa che puzzava terribilmente. Mentre ora invece qui in Rebirth si comporta in maniera normale, come se non sapesse più niente. Perché? Perché ha utilizzato la materia sancta per cambiare il destino, e quindi lei è come se avesse perso praticamente la memoria a causa dei Numen. Perché è lei stessa che ha generato i Numen. Cioè, Eris ha generato i Numen bianchi che stanno combattendo contro i Numen neri, che sono gli stessi che praticamente vogliono che la storia si concluda come nell'originale. No, no, sono morti. Ce l'ha confermato Biggs che gli altri, quelli dove si vede Zack, sono morti. Tifa, Barrett e tutti sono morti. E secondo me, proprio per il fatto che sono morti, non ha condizionato praticamente la loro presenza qui. Cioè, nel senso, quando Barrett, Tifa e tutti gli altri si riposano, non hanno queste visioni come ce le ha Cloud. Perché? Perché ovviamente Cloud non ha la coscienza collegata con l'altro. Cioè, in questo caso Cloud ha la coscienza collegata con l'altro Cloud. E quindi quando lui si addormenta, è come se si svegliasse l'altro. Cioè, è come se fossero praticamente speculari. C'è un Cloud che è sveglio e l'altro che dorme. Mentre l'altro dorme, l'altro si sveglia e viceversa. Stessa cosa per Eris. Fin quando Eris è sveglia, l'altra Eris dorme e così via. Quindi o muoiono entrambi, Cloud ed Eris, per far risvegliare a Eris e Cloud però dove si trova Zack, quindi nello stesso posto dove si trova Zack, oppure diventa tutto più complesso, diventa tutto più complicato di quello che si possa pensare. In questo momento coesistono tutti, cioè, ripeto, è come se fossero praticamente due timeline, o per meglio dire, sono praticamente due momenti diversi del tempo che però stanno fluendo nella stessa direzione. Infatti Biggs conosce Cloud perché ha conosciuto Cloud del remake, Marlene è a conoscenza di quello che le ha detto Eris perché appunto ha conosciuto Eris, però al tempo stesso noi stiamo facendo questi eventi, a meno che questi eventi che stiamo svolgendo adesso sono praticamente degli eventi che si stanno materializzando nella testa di Eris e Cloud. Cioè, l'unica possibilità è questa, che tutto quello che noi stiamo facendo qui si sta svolgendo nella testa di Eris e di Cloud. Mentre nella realtà sono già tutti morti e praticamente la vera timeline, o comunque la vera, diciamo il vero finale in questo caso, praticamente verrà condotto da Cloud, Zack ed Eris.
che andranno a sconfiggere Sephiroth e cercheranno in un modo o nell'altro di battere Genova. E secondo me, se dovessero effettivamente fare sta cosa, Sephiroth torna buono. Mi ci giocherei qualsiasi cosa che Sephiroth lo fanno buono e praticamente te lo rendono utilizzabile con Zack. Oddio. Appuntamento parte 2? Neteta? Io? Makura no ato ga tsuiteru. È questa la cosa. Neteta. Come fa Biggs a conoscere Cloud? Semplicemente perché è la stessa timeline. Labres yatteru n datte. Chiketto aru n dakedo. Ina. Sono ato gondola mo dou kana? Sì, sì, sì. Sì, continuiamo l'appuntamento. Godo. Ecco, gli unici elementi che noi dobbiamo risolvere per far quadrare la situazione è il fatto che Biggs è lo stesso Biggs del remake e Marlene è la stessa Marlene del remake. Quindi conoscono Cloud, conoscono tutti. E ripeto, allora, la soluzione più logica potrebbe essere che tutto quello che noi stiamo facendo qui praticamente è nella testa di Cloud. Cioè, nella testa di Cloud ed Eris loro stanno vivendo questa avventura, stanno vivendo questa storia che si rivela essere poi ovviamente frutto della loro immaginazione. Un po' come il Matrix, no? Tipo che loro sono collegati col Matrix e appena muoiono si risvegliano praticamente. Però si risvegliano insieme a Zack. Quindi tutto quello che loro stanno facendo qua è completamente inutile. Cioè è una cosa totalmente a parte. Perché ora qui c'è Jesse, per esempio. Chissà se Jesse ci potrà dare qualche informazione su quello che è successo. Sì, siamo qui per lo spettacolo. Perché loro pensano che Jessie sia morta, mentre invece lei, Jessie, è qui, la vedranno qua. Oddio, ma ci sono tutti gli altri. Però loro sono messi a parte. Flora Keeper è lei, tipo guardiana dei fiori? Eris, la guardiana dei fiori. Omedetou gozaimasu. Gojibun de utaremasu ka? Eccola. Thank you.
Sì, potrebbe essere registrato. E loro lo rivedono col visore. Però quando canta Eris, quando canta Eris è dal vivo. E Jesse li balla dal vivo. Almeno credo. Ragazzi, ma che scena è? Ma che spettacolo è? Ok, questo era col visore, però. Jesse, kirei datta ne. Ah. Sekai ichi no jōyū da. ここは血と歯車によって組み上げられた機械都市ガルディアでございます。このガルディアという巨大な獣は周囲の都市を侵略し、むさぼり食らい、さらに大きく強くなろうとしておりました。そんな戦争の狂乱に巻き込まれた青年が一人、彼の名はアルフリード。 Una prossima skin su Ever Crisis. Queste sono tutte skin che arriveranno su Ever Crisis. Ah, ecco qua, a te la scelta. Mi metto alla prova, raggiungo l'uscita. No, mi metto alla prova. Ah. Pensavo sì, ci fosse il coso tipo quick time event alla ballo tipo. Vero, li devo premere subito. E qui non è come l'evento quello. È tipo gioco di ruolo. Procedere o fermarsi. Riprovo. Tutorial, no. Possiamo andare. Ima koso kusari o tachikiri. Tobitato. Oddio. Alfredo.
ルーザー、どうしてここに。Oh, ma com'è che Tifa è buona in qualsiasi salsa? Cioè, come cazzo è possibile? Ma com'è possibile? Ecco, il costume di Red che abbiamo su Ever Crisis. E questo è il prossimo costume anche di Barrett. Scegli chi affrontare per primo. Oira wa Barbados sama no aibo. Jigoku no banken. Garum. Oira wa Barbados. Ah, c'hanno proprio le presentazioni. Hanno proprio le intro, tipo. Vabbè, ovviamente prima lo scagnozzo. Fanculo. Dalla posizione sembrava X più che cerchio. Bravo! You are free! Nan tomo adeyaka de utsukushii kensabaki de gozaimashita. メガミへの渇望が彼に力を与えているのでしょうか。これなら英雄と呼ばれる日も遠くはないでしょう。さてと、ご機嫌よう、ユーシャアルフリード。私はシガナイ道化、余興に占いでもいかがですかな。今宵は特別な宴、何でもお答えしましょう。 Il futuro con Rosa, oppure i punti deboli di Barbados. No, io voglio sapere il mio futuro con Rosa. Mirai to sentaku no kurikaeshi de gozaimasu. Sono tabi ni michi wa wakare, sore ra subete o mitousu koto wa kanaimasen. Shikashi nagara, deai de hajimatta monogatari ga yuku saki wa hitotsu, wakare de gozaimasu. さあ、ザレ事はここまで。そろそろ次の演目と参りましょう。ドラゴンの方向におののくがよ。
ものすべてを魅了する見事な剣舞。これぞまさに英雄の立ち回り。一度は捕虜となり、翼を奪われたアルフリード。されど彼は諦めず再び飛び立とうとしているのでございます。では失礼して。ご感激の皆々様方、英雄を目指す青年と勝ち気な姫君をめぐる物語も残り一幕と相なりました。名残惜しいのはこの道家も同じ。しかし出会いと別れは表裏一体でございます。我々にできるのは思い出をこの胸に刻むことだけ。皆様、悲しみを乗り越える準備はよろしいですか？エクセレント。この物語はラブレス愛なき世界に終止符を打つ時が参りました。悪竜王バルバドスの弱点は真実の愛、勇者アルフリードよ、誠の愛を見せるのです。最愛のものを選び、今こそ運命の口づけを。posso scegliere Barrett? 最愛のものを選び、足を踏み出すのです。La reazione. Ovviamente. So. Alfredo. Ehi! Fuzakuruna! Hai nato subete mamoroshita! Niente, impossibile baciarsi. Oh! Vada Kenny! Megami no shukuku wo!翼は立たれた。深淵で安らかに眠れ。アルフリード、ありがとう。世界を救ってくれて本当に英雄みたいだった。お前の行く先に待ち受けているのは女神の贈り物か、はたまた復讐の豪華。せいぜい踊り続けることだ、勇者アルフリードよ。運命の糸が切れるその時まで。ねえ見て。でも行くの？大好きな人たちが待ってるんだ。
わからない。わからないけど。でも、絶対に死なないで。もちろん、ここに帰ってくるよ。約束なんかなくても待っていてくれる人がいること、俺は知ってるから。Quanto sarà bello nella seconda run fare tutte le scelte a cazzo di cane. Ah, eccoci. Sì, sì. Cioè, io sono con le lacrime. A parte il riferimento del luogo che mi è sembrato molto Final Fantasy VIII. Oddio, ci sono tutti, guardali. Quindi loro sono morti veramente, cioè loro pensano che siano morti. Vedi, questa qua è la vera Eris che ha cantato, vedete, col live stream. E sta cantando il fatto che lei si ritroverà con Zack e quando si ritroveranno sarà per sempre. Perché lei sa di dover morire. Quindi Jesse era nel VR,
Quindi Jessie effettivamente è morta davvero. Quindi loro l'hanno vista tramite una registrazione col visore. Però questo sembra essere però reale. Anche se in realtà effettivamente c'era scritto che miglior protagonista. E ora bisogna vedere se si leva il visore oppure no, perché tecnicamente questa è tutta, diciamo, finzione, tra virgolette, no? Dovrebbe essere tutta tramite VR. Anche perché Cloud, che si comporta in questa maniera, è proprio da VR. Non sembra essere neanche lui. Infatti, ok. Mi sembrava strano. Earis, saikou datta ne. Watashi no tomodachi da yo tte minna ni jiman shitaku natchau. Tifa no uta mo いつか 聞かせてくれ。 本日のゴンドラの運転は間もなく終了します。 Dai, la ruota panoramica. Su, su, su. まだ時間あるね。 ゴンドラも乗っちゃう? Sì, cazzo. Madonna, sto aspettando questo momento da 30 anni. Di vedere finalmente Cloud e Tifa insieme. È da 30 anni che l'aspetto sta cosa. Voglio il bacio tra Cloud e Tifa. Vi prego, datemi il bacio tra Cloud e Tifa. E fanculo a tutti quelli che dicono che Cloud deve stare con Eris. Non hanno capito un cazzo, non hanno capito. Sì. Cloud deve stare con Tifa, punto. È Zack che deve stare con Eris. Come sali prima tu, no? Prima le signore. E si sono avvicinati.
エアリスには話したのか？ん？エアリス、あのね、クラウド、ザックスのこと思い出したみたい。ああ、やら出た。5年前のザックス。え？まだだよ。そうか。まだ好きなのかな。No, Cloud. ザックスのこと。そんなに単純な話じゃないと思うな。ねえ、クラウドとこんな風にしてるなんて不思議。そうか。いや、そうだな。子供の頃のことを考えても、この旅が始まってからのことを考えても、やっぱり不思議。こんなに近くにいる。Ti prego. Ciccari, scappare. Finalmente! Non ci credo! Sto letteralmente piangendo! Soro soro, modorocca! Oh.